bellissima Rossio ha una strabellissima Elisabetta Gregoracci. Con tu fisica e tu pelle, niente anatomia, la cerveza e la tequila, la tua coca con la mia, io non puedo más, io non puedo más, io non puedo más, io non puedo más. Con este mundo, con la tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, io non puedo más, io non puedo más. Cioè, ce la fai a salire? Ah, devo proprio su. Vuoi così? Che ti faccio abbassare? E così sono troppo scosciata. Secondo no, me è meglio se sto. No. Dici di no? No, così va bene, dai. Come stai? Ti trovo bene. Ho paura di essere troppo scosciata. Mettiamoci così prima. No, no, mettiti seduta, così sembra che stai a cadere da un momento all'altro. Non cado. Scusa, abbassati sta sedia. Chi vuole abbassarla, Elisabetta? Io quiero estar contigo, vivir contigo, parar contigo, tener contigo una noche loca, e besar tu boca. Praticamente tutti. Tutti. Si sono rivitalizzati. C'è nessuno, sono arrivati tutti. No, veramente, li ho sentiti. Vabbè, cara Elisabetta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Come sì. Va? Come stai? Bene, ti ho seguita amore. In questo ultimo periodo. Abbiamo sta fatto un po' di cose. Bene, eh? Tutto bene, grazie a Dio, sta andando tutto benissimo. Non mi aspettavo questo grande affetto da parte di tantissime persone. Quindi sono molto felice. Molto felice. Sì. Hai detto niente in questo momento. In questo momento così drammatico, difficile. Così difficile, insomma. Dobbiamo portare energia positiva, dobbiamo dare sei segnali. Sei sempre stata positiva, sì. Però. Tu sei sempre stata positiva, anche nei momenti più difficili. Sì. Hai sempre cercato di reagire a tutto e devo dire sempre che ci sei. Sempre con il sorriso, sì. Con la forza. Sì. Questa è una cosa che mi ha insegnato sempre la mia mamma, no? Io vedevo lei combattere ai tempi e aveva sempre tantissima forza. E quindi io ho imparato da lei questa cosa. Mi ha trasmesso questa cosa e io voglio portarla con me. Voglio portarla con me perché penso che sia fondamentale in questa vita, no? Perché la vita è fatta di alti e bassi. Sai che io l'ho conosciuta, mamma tua, al tuo matrimonio, al matrimonio mamma, tuo papà. E di Flavia. Mamma, papà. Tutti. Ma... Hai conosciuto tutta la mia famiglia. Sì. E mamma era bellissima, Elisabetta. Io me Bella. La ricordo quel giorno felice, la felicità dei tuoi genitori. E io ero molto felice di averla accanto a me perché comunque era già malata, quindi... insomma, non stava proprio bene. Ecco qua, guarda, vedi lei... questa foto. Eccola lì, questo è il giorno del matrimonio. Sì. Sì. Eh beh, la e mamma già, è già, la mamma. E già non stava bene, Elisabetta. No, no, no. Mamma, pensa che la mia mamma si è ammalata che aveva 38 anni. Quindi quando penso a questa cosa, io che ho compiuto 40 anni mi sento male. La prima volta che si ammalò aveva 38 anni. Poi ha sempre combattuto e... è stata molto forte, però era giovanissima la prima volta che si ammalò di tumore e quindi lì ovviamente era già ammalata con tante di terapie, tante operazioni già da tantissimo tempo. Pensa che non sembrava perché io l'avevo vista veramente bella, bellissima. Stava bene, sì, nonostante tutte le cure, il cortisone, tutte le terapie, era sì un po' gonfia, però stava... Per me era bellissima, quindi. No, era bellissima, non per te, era bellissima. Ma tu come hai vissuto tutti questi anni della malattia di mamma? Cioè... Ma, guarda, è stato un percorso lunghissimo che io, mia sorella e mio papà, noi siamo una famiglia molto unita, l'abbiamo vissuto sempre insieme, sempre uniti uno all'altro, però è stato intenso, difficile. Noi abbiamo vissuto negli ospedali, le mie amiche andavano a giocare, io ero nell'ospedale con mamma perché ha fatto un percorso proprio lunghissimo, più di 15 anni, per cui aveva dei periodi in cui... Guarda lei... che bella, mamma, mamma e papà, che belli che sono. Papà Mario, mamma Melina, loro si sono amati per 36 anni. Io sono nata con questo grandissimo esempio di questo amore stupendo. Io ho ancora questa scena che papà porta la colazione a letto mamma, poi ogni tanto litigano, poi vanno a ballare insieme. I miei adoravano il liscio, quindi andavano a ballare ed era stupendo. Io ero piccolina, andavo con loro, infatti ho imparato con loro tutti questi balli. E quindi li amo tanto perché mi hanno tirata su veramente con dei grandi valori e sono un esempio di famiglia bella, bella, l'antica. Dove si amano, dove soprattutto si sono sempre sostenuti nei momenti difficili, perché io ho visto mio padre crollare nei momenti in cui la mia mamma stava comunque male
e lui in quel momento non c'era più ed era lei che dava forza a tutte noi. Quindi io questa cosa me la ricorderò sempre, capito Mara, sempre. Il fatto che lei dia questa forza, ha sempre dato questa forza a noi che eravamo distrutte, perché poi ovviamente quando parli con i dottori o comunque vedi lei ti rendi conto della difficoltà e delle giornate che cambiano, no? Perché quando hai questa malattia un giorno è un giorno diverso, magari oggi stai bene, domani stai meno bene. E quindi lei ha sempre dato forza a tutte noi, a tutti noi, e quindi la ringrazierò sempre per questa cosa. Ma anche ora adesso che non c'è più me la dà, perché io penso sempre a lei, quando prego, adesso mi fai piangere, quando prego cerco sempre di, diciamo così, una risposta alle cose, in qualche modo, o in un modo o nell'altro mi arrivano questa risposta, o prima, dopo, magari non nell'immediato, allora... Mi arrivano. E quindi... Lei c'è. Sì. Lei ha visto tuo figlio, tuo bambino? Ha visto Nathan, ma Nathan aveva solo un anno, quando lei poi è mancata, quindi... Era lì quando, nel momento in cui è nato, eravamo tutti lì, ha preso subito in braccio, adorava Nathan ovviamente. Purtroppo non ha potuto conoscere i miei due nipotini, Gabriel e Ginevra, perché è venuta a mancare. E si è goduto Nathan, eccolo qua, si è goduto Nathan solo il primo anno di vita. Cioè, forse tu sei una ragazza così solida proprio grazie alla tua famiglia, perché tu... Sei una ragazza molto forte, ma solida, insomma. Avendo avuto l'esempio di questo grande amore, di questo matrimonio meraviglioso che è durato tanto, sì. Probabilmente quando tu ti sei sposata con Flavio credevi anche tu in questo, certo. Perché conoscendoti bene, sì. So che tu, prima di fare questo passo, sì, ci hai pensato molto bene. Ci ho pensato tu, tanto. Non lui. Lui subito, te voleva sposare subito, sì. Perché lui poi... Io ero un po' impaurita all'inizio, infatti ho aspettato un po'. Mi ricordo che quando mi chiesi di sposarlo stavamo già insieme da 3 anni. E io avevo intuito qualcosa e io cercavo di rimandare questa cosa perché ho detto aspettiamo un secondo. Ma perché? Avevo un po' paura, poi ero molto giovane. Sì. Mia madre si è sposata che aveva 18 anni, io ne avevo 20... Beh, avevo 24 anni quando ho conosciuto lui, comunque era una bambina. Poi lui più grande di poi te. Poi lui era più grande di me, quindi... Un uomo anche difficile, poi faticoso. Poi spaventano un po' eh? I cambiamenti, no? I cambiamenti comunque... No, ma poi non facile, Flavio, no. Insomma... Sì. No. E quindi ero giustamente un pochino spaventata, me lo ricordo. È stato un matrimonio bellissimo, bello. È stato un matrimonio d'amore pieno di amici, bellissimo, di persone che vi volevano veramente bene, e sì. Voi due felici. Io stamattina ho parlato con Flavio però. Ah sì? Ah. Beh, tu sai che noi siamo amici sì. da sempre. E, l'ho chiamato e gli ho detto com'è la situazione con Elisabetta, posso fare una domanda su di te, insomma ho voluto chiedere, sì. No? Ti è stato un po' sai, altri sì. momenti con lui, no benissimo sì, sì, sì. Ieri siamo andati a Ginevra, mi ha raccontato sì, sì. che avete visto la scuola, la scuola per Nata, e sì. devo dire molto molto affettuoso e molto carino, posso dire la mia sensazione, ancora molto innamorato di te Flavio, scusami ma io devo proprio dire ma abbiamo questo rapporto... Percepisci l'amore, perché sì, poi sì, è amore questo... quello che ha nei tuoi confronti, che due poi stiano insieme o non stanno insieme, questa è un'altra cosa. No, ma cosa. È un amore meraviglioso. Però no? Noi ci conosciamo, noi siamo stati insieme 13 anni, abbiamo un bambino stupendo, ci siamo lasciati da 4, ma siamo un po' una coppia anomala, nel senso che sembra un po'... Abbiamo un rapporto come se quasi non ci fossimo lasciati, nel senso che passiamo tanto tempo insieme e ci vogliamo molto bene. E questo lo facciamo soprattutto per il bene che ci vogliamo a vicenda, ma soprattutto per Nathan. Ed è molto bello questo, perché la gente non capisce ma più niente. Ma chi se ne frega, però? Senso che ma te interessa ancora quello che gli altri capiscono? No, ti dico che in passato un po'... Ho sofferto di queste cose, no? Perché cosa magari ti ha fatto soffrire? Mi ha fatto soffrire tante cose. Io mi ricordo che quando mi sono sposata all'inizio tutti dicevano vedrai questo matrimonio durerà 6 mesi, oppure sì, si è sposata perché lui sta bene economicamente. Ancora oggi... Lo dicono pure a me con Icona, figura. Lo dicono, quindi all'inizio ci soffrivo di questa cosa. Poi ho detto, guarda, 13 anni insieme, un figlio, non devo più dimostrare nulla a nessuno. Ma soprattutto anche adesso, il fatto che siamo ancora una famiglia, che ci vogliamo molto bene... Penso che sia ad esempio per molti genitori separati, certo, che invece si fanno certo. la guerra, che la guerra non si deve mai certo. fare, soprattutto per il bene dei figli, secondo me. Tutto questo fino a che tu non incontri
un fidanzato, un compagno, sì, perché e lì si questo, romperanno un po' gli equilibri. Se poi tu dovessi mai... Io lui. Come io lui. Cioè, o io o lui magari. Quel... Cioè, nel senso se che tu ti fidanzi io... con uno... Secondo te questo poveraccio accetta la famiglia con Briatore, il bambino, il compleanni, Natale? Beh, no? Un, poi gli equilibri un... potrebbero... Beh, sicuramente gli equilibri potrebbero cambiare, c'è un casino. Ridi, te chiamo quando è... Chiama zia. Io chiamo la zia. Però... Chiamala! Mi risolvi un problemino. No, però per adesso questo problema non c'è, vero? Per adesso questo problema non c'è, ovvio. Sei che... Sei un sacco di corteggiatori, mo non fa Santa Maria Goretti. No, amore, non faccio Santa Maria Goretti. Vedi Stefano che ride. Io non faccio... Mo me fa Santa Maria Goretti. Stefano ride. No. Non faccio Santa Maria Goretti. Ho tantissimi corteggiatori. Vero. Sono molto corteggiata. Ho visto rose rosse. Arrivano come rose. Ecco, che non so più dove metterle. Io ti seguo. Eh. Però diciamo che, no, nel senso che sono un po' esigente e ho bisogno di sentire, io sono un po' esigente anche un po' l'antica, voglio le farfalle nello stomaco, voglio emozionarmi, cioè si deve vedere la felicità nei miei occhi, quindi aspetto questo grande amore che mi porti via, mi travolga, se non arriva, certo il lockdown non ha aiutato, no. Non aiuta, voglio dire, tra il lockdown... Mi sono chiusa nella casa. Poi te sei chiusa dentro. Insomma, beh, però lì eri molto corteggiata, lì hai rifiutato tu, perché volendo... Sì, ero corteggiata, volendo. Non era sicuramente una situazione... No, non era il caso, hai fatto non molto bene. Non era il bene. Caso. E quindi... E poi se lockdown... dovesse accadere, accadrà, Elisabetta. Le cose accadono quando meno te l'aspetti. Lo so, sono, sai, sono la vita, convinta la vita di è così, sì. La vita è così. L'importante è che tu sia bella serena, che tu sia... Sì. Felice che sì, tu sì. Abbia il tuo lavoro, la tua indipendenza, perché tu questo hai sempre l'ho voluto. L'ho sempre voluto. Quando dicono, no, ma lei con Briatore, non è vero, Elisabetta è sempre stata una ragazza indipendente, ha sempre, sempre voluto lavorare. Ho sempre continuato a lavorare, ho sempre voluto lavorare, ho sempre amato il mio lavoro che... Insomma, ho fatto con grandi sacrifici, sono partita dalla Calabria, veramente, si può dire quasi con la valigia di cartone, nel senso che certo. Comunque facendo tanti sacrifici, mi ricordo ancora che il mio papà mi diceva, dove vai? Perché piangeva quando mi accompagnava in stazione. Ma adesso quando ti rivedo, ho detto, papà, vado a Roma, siamo vicini, non preoccuparti. E allora lui voleva che io rimanessi in Calabria, che studiassi medicina, insomma, voleva un percorso diverso per me, sognava. Io invece ho sempre sognato e voluto questo sì. Lavoro, quindi... E tu eri piccola, prendevi un microfono finto, esatto, la spazzola, facevi la conduttrice... E a chiacchierare, a condurre, a parlare. Come sta il tuo papà adesso? Il mio papà non è stato bene, adesso sta benissimo. Lo scorso anno, insomma, un po' di tempo fa, ha avuto anche lui un piccolo tumore, ma abbiamo risolto. È stato un gran caso perché era il momento del lockdown, proprio tutto quello, quindi complicato. Tutto il più difficile. Però sta bene. Lui vive sempre in Calabria. Lui vive sempre in Calabria, ama andare a pescare, fare giardinaggio. No, ha una compagna. Ha una compagna, sì. E mi piace che tu lo dica con il sorriso. Sì, sì, sì. Ma è giusto, no? È giusto. Ma ci sono tanti figli invece che non l'accettano, sai, no? Lo so. È invece molto bello ed è un gesto di grande generosità nei confronti dell'amore che hai per tuo padre. Certo, io voglio vedere lui felice, perché poi subito dopo il periodo di mamma è stato molto 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 male, tantissimo, quindi... Lo credo. Sì, forse è stato più difficile per lui quasi che per noi, nel senso che noi avevamo le nostre vite, certo. I figli che comunque ti aiutano tantissimo in questi momenti, lui invece no, e quindi il fatto che adesso stia solo. Meglio, sono contenta per lui. Ho un filmato per mamma e papà. Vediamo. Io non ho mai visto due persone innamorate come i miei genitori. Era bellissimo il loro amore, 36 anni d'amore, amore vero, bello, insieme, erano in simbiosi, erano sempre innamorati.
belle queste immagini, che belle. Il giorno del loro matrimonio. Senti, e poi c'è tua sorella, perché tu hai un legame molto forte. Lei ci ha mazzi. Due bambini, tu diventi matta come divento zia matta, per guarda. Questi nipoti. Sì, per questi nipoti che amo alla follia, che vivono a Roma, quindi appena posso sto a meno casa. Meno male loro. Che lei è arrivata meno a Roma. Meno male che è arrivata a Roma, si è trasferita alla Calabria, così siamo, riusciamo a vederci di più. C'è Gabriel, eccoli là, Gabriel. Lì eccoli, c'è solo Gabriel, che belli, lì è Nathan, piccolino. Poi c'è Ginevra, che è la monella di casa. Noi tutti avevamo voglia di avere una bambina perché dopo Gabriel e Nathan, quindi è arrivata questa monella, monellissima, mette a posto due maschietti, mi fa morire da ridere. Zia, vieni che dobbiamo cucinare, dobbiamo fare la sfilata, dobbiamo fare... Ma quanti fare anni ha? A 5 anni. A 5 anni è così? No, ma era così a 3, capisci? Era monellissima e quindi amo i miei nipoti alla follia. Adesso è arrivato anche un cane in casa loro, c'è mia sorella che è esauritissima, non sa più dove correre dietro. Dove ti vedo bene, sister. Però e voi abbiamo... siete molto legate, siamo voi molto due, legate, molto sì, unite. Sì. Molto, molto. Abbiamo solo 2 anni di differenza, siamo cresciute insieme. È bella mia sorella, l'amo tanto. L'ho vista allora... prima che mi è venuta a portare la pranzo a casa, che io mi dovevo truccare. È venuta, ma ti porto da mangiare, che tu non, se non fai, sai potevi cucinare. Potevi portarla, che la salutavo. Abbiamo mangiato la parmigiana, questa leggera, buona. Leggera. Buona. Per venire da te leggera. Buona, ma sei magrissima. Madonna. Magrissima. Parmigiana. C'ho un video messaggio per te, piccolina. Ok, vediamo. Eccomi qui. Non siamo più due bambine, ma siamo diventate due donne e due mamme. Volevo dirti che sono molto felice del rapporto che insieme siamo riuscite a costruire, perché come tu puoi contare su di me, io so che posso farlo su di te. Ti vedo in questo periodo molto serena e felice e sono veramente, veramente contenta per te. Ti auguro tutto il bene di questo mondo e ti mando un bacio grande. Un saluto caro anche a Mara. Ciao! Grazie, com'è carina, affettuosa, dolce. È dolcissima, Marzia, dolcissima, ha sofferto tantissimo. Ma ti commuovi? Io mi commuovo, me l'hai sì. appena vista, ti ha l'ho portato vista pranzo, da mangiare, sì, te, sì, però, sembra che sai, non la vedi. Siccome lei non ama fare queste cose, riservata, completamente diversa da me. Io adoro il microfono, la spazio, devo parlare e cantare. Lei non canta, no, che non so farlo, devo parlare. Lei invece è molto, molto riservata, completamente... diversa da me, non ama apparire. Quindi... Scusa, l'ho fatto prima con Rossio, lo devo fare pure con Grazie. Te. Ecco qua. Ma com'è che finisce sempre così, però? Io penso di fare delle sorprese carine, no? Ma sono bellissime. Poi ho detto il papà no, perché si commuove. Facciamo una sorella che la vede sempre. E tu ti commuovi pure con la sorella. Vabbè, dai. No, ma è molto bello invece questo legame, tesoro. No, però bello. Lei ha detto una cosa, scusa, mi ha detto ti vedo molto serena e molto felice in questo periodo. Sì, sì, è vero. Perché? Cosa c'è di bello ancora di più di quello che hai? C'è di bello che ti rendi conto, no? Tutto quello che sta succedendo nella nostra vita da un anno a questa parte ti fa capire e ti fa pensare tanto, no? Abbiamo avuto sicuramente la possibilità di capire tante cose, di capire quanto ancora è importante un abbraccio, vedere una persona, poter stare con le persone che ami. E quindi quando tutto questo in un momento così difficile in qualche modo ci viene tolto, no? Perché con questa pandemia... non sono riuscita a stare con mio padre accanto a lui durante la sua operazione, tante cose, ti rendi conto che la vita è talmente bella, che le cose sono talmente importanti che bisogna essere sempre felici, perché comunque quando stiamo bene in salute dobbiamo essere felici. Questo. Senti, quanto ti è mancato Nathan quando eri dentro? È stato veramente... Lì è stato molto difficile. È stata te. La cosa più difficile... di questo percorso che ho fatto. È stato tant'è un percorso che hai deciso comunque, di andare via poi. Ho deciso di andare via perché lui è il mio podio, io devo stare accanto a lui e soprattutto perché non mi ero mai separata da lui, no? E quando sono andata via io ho lasciato lui un sacco di lettere, questo per la domenica, questo per la prima mia settimana senza di te, la seconda, proprio perché in qualche modo volevo che lui sentisse la mia presenza e poi siamo riusciti a sentirlo al telefono, però pochissimo. Però è stato veramente una cosa... che non farò mai più perché non ce la faccio a stare senza di lui. Pensa che noi siamo andati a vedere la scuola a Ginevra per fare un corso di 10 giorni con il camp estivi per fare sport e stare con gli amici.
cioè mi viene già l'ansia. Cioè io ero lì, che bello, però poi piangevo, perché oddio, mi devo separare forse 10 giorni a lui, perché ti rendi conto che lui sta crescendo, non è più un bambino. Infatti stamattina Flavio mi diceva questo, diceva: guarda Mara, io passo tanto tempo con mio figlio, sì, e dice, io parlo con lui come se un ragazzo di 18 anni, come già grande. Lui, vabbè, un po' perché comunque è sempre... è stato un po' con noi che l'abbiamo portato ovunque, ha conosciuto persone più grandi, già per questo è un po' più maturo dei soliti bambini della sua età, però ti rendi conto che è grande. A me mi dice: mamma, e basta con sti baci, e poi mi usci col mio amico, vado sotto al bar. Ma come vai sotto al bar da solo? E io allora cosa ho fatto? Adesso tanto non mi sta ascoltando, che sta giocando a calcio, quindi lo posso dire. Io ho messo questa cosa sul cellulare, così capisco la... Dov'è? Ah, dove quella, va? Quell'app. L'app, così capisco, che ho l'ansia. Capisco. Così lo controlli. Così dove lo controllo. L'altro giorno è sparito, a un certo punto doveva tornare a casa, e dico: ma Nathan, dove sei? Dai mamma, però sto arrivando. Insomma, bisogna lasciarli un po' andare, sti bambini. Guarda cosa ha fatto per te. Mandiamolo. Nata. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Ciao mamma, questa è una sorpresa che volevo farti. Sei una mamma bravissima, però sei anche un po' severa per giocare alla play. Un po' di più non potevo giocare. Salutami Mara, un bacio, ciao! A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Capito, vuole giocare di più alla PlayStation. Hai capito, sei una mamma severa. Che durante quel periodo, capito, non te lo dico, che te lo dico a mamma. Gli hanno permesso tutto. Tutto, il papà gli ha permesso di tutto, di più. No, ma va a letto presto, alle 10.40, mamma, 10.40. Perché di solito che ora? 9:30 a letto, 9:30. Io sono un generale, subito a letto, basta PlayStation, basta tutto, quindi lui, visto che l'ha detto. L'ha detto. Senti tesoro, parliamo del tuo futuro sì. Professionale, no? Beh, tante cose belle. Stanno arrivando dei stanno bei arrivando progetti. Dei bei progetti. Perché hai cambiato un po' tutto anche nel tuo lavoro, no? Sei gestita da altre persone, c'hai un avvocato, mi pare. Insomma, hai cambiato anche un po'... Sì, in realtà sì. Mi gestisco molto anche da sola, con delle persone accanto che mi vogliono bene, mi aiutano, poi chi mi deve fare dei contratti, che mi dà una mano. Sì, stanno arrivando cose belle, ho riconfermato il mio programma musicale che partirà tra Infatti, poco. Infatti stai andando in Puglia sto per quello. In Puglia, sto per partire. Per cui per sarà un'estate lavorativa. Sarà allora. Un'estate lavorativa, sì, un'estate lavorativa. Sei grazie contenta, a Dio, sono molto molto contenta. Poi insomma, un po' di progetti nuovi che stanno per arrivare. Belli, quindi sono felice. Ti vedo serena e felice, sono contenta di averti incontrata. Anch'io, tanto Abbiamo perché finito. Non ti vedevo da un po'. Ci vedevamo con questo quindi... Covid, non ci si vede più. Sì. Siamo tutti quanti qua, dovevo venire al tuo compleanno, ma poi lavoravo, non sono potuta venire. Per i tuoi 40, ne dimostra 25. 40. 25 ne dimostra. Grazie Elisabetta, grazie. Veramente grazie ti auguro tutto quello che desideri. Grazie di essere stata bene, qua. Amore. Anch'io. Bene, grazie mille, grazie. Io volevo fare la foto, no, sì, ce l'hai il telefono. Ce l'ho io, poi te la mando. Facciamo la foto. C'ho tutto.